così felice di incontrarti, perché noi ci siamo anche divertiti parecchio ieri, no? Nel darti il benvenuto. Tu sei un uomo straordinariamente aperto, generoso, piacevole. E cosa rappresenta per te essere riconosciuto come la, proprio la leggenda mondiale della moto? È un enorme piacere, anche perché io direi sono nato con questa grande passione delle due ruote, quindi è stato il mio primo grande amore. E poi sognavo di vincere una gara. Alla fine, insomma, ho vinto qualcosa di più di una gara. Cioè, non ce n'era per nessuno. Una grande felicità. Ma ci sono piloti che giustamente vogliono raggiungermi. C'è Valentino Rossi che sta provando. Ci sta provando. Io però gli ho già detto: stai attento perché devo ricominciare ancora. He wants to start again to race against Valentino Rossi. But it must take about 30 years. E quanto è importante per te essere un esempio per i giovani d'oggi, perché tu commenti anche tutte le grandi gare, quindi sei sempre a contatto con il pubblico attraverso la tua esperienza. Beh sì, io adesso faccio un po' di telecronaca con Sky per tutti i Gran Premi, MotoGP, quindi poi sono sempre innamorato delle due ruote. Io tutti i giorni vado in moto, anche quando nevica, quindi, quindi non la lascio mai. E mi hai promesso che mi farai fare un giro? Sì, te l'ho promesso appena abbiamo una bella giornata di moto. Benissimo, quindi... Però ti porto... Con la minigonna. Ah, con la minigonna, sì, sarà un challenge, secondo me, non sarà facile. No, vestito lungo no, vestito lungo no, perché va nelle ruote, quindi però adesso è giunto il momento delle cose serie, la consegna di questo award, questa straordinaria carriera, 15 volte campione del mondo, cioè l'unico sul palcoscenico mondiale, 15 anni, quindi... Il vice ambasciatore Follini consegna al grande Giacomo Agostini l'award. Grazie. Sono felice di ricevere questo premio. Sono terrò nella mia bacchetta con tutti gli altri. Grazie. Una foto, diamo il microfono qui e facciamo una foto, ricordo. Voilà. Grazie. Giacomo,